Pace a te anche stasera siamo insieme e leggiamo qualcosa nella parola del Signore e poi preghiamo il Signore. Così abbiamo delle indicazioni. La parola del Signore è importante e dove noi dobbiamo poggiarci per andare avanti. È necessario perché se no andiamo allo sbando. È come ricevere le informazioni necessarie. Per compilare un formulario. Sai, ci sono dei formulari che bisogna muoversi in quel modo per poi completarlo e avere i risultati. Se lo mandiamo mezzo fatto e mezzo no, alla fine non si conclude nulla. Ora, non voglio dire che dobbiamo avere un formulario per pregare Dio, perché con Dio è molto, molto, molto più semplice. Però alcune indicazioni sono importanti. Cioè dobbiamo almeno sapere come muoverci per andare a Dio. Quando siamo nel bisogno andiamo a Lui con tutto il cuore, però ci sono delle cose molto importanti. Per esempio, quando, noi, quando il sacerdote entrava nella presenza del Signore, doveva entrare con il sangue. Perché il sangue faceva da scudo, come dire c'è un animale innocente che mi ha sostituito e io mi rivesto di quel e il potere del sangue veniva manifestato Dio ci deve aiutare il sangue di Gesù Cristo ci purifica da ogni peccato perché il sangue che scorre nelle vene normalmente fortifica il corpo ma nello spirito è simbolico ed è il sangue di Cristo che ci purifica da ogni peccato e allora lo dobbiamo chiedere nella nostra vita perché se invochiamo lo Spirito Santo e non abbiamo chiesto al sangue di Cristo di purificarci, lo Spirito Santo realmente eh, non ci entra in tutta, tu ci metti qualcosa nelle cose sporche, no. Abbiamo bisogno di purificazione, abbiamo bisogno di confessione. Il Vangelo è, è speciale perché ci garantisce, ci dà la salvezza nel momento che Dio abbassa la sua, il suo sguardo di misericordia su di noi, ci salva, immediatamente ci cambia. Però poi dobbiamo tirar fuori man mano tutte quelle cose che hanno preso radice. La confessione è importante, Signore mi deve perdonare, io non lo sapevo, eh? perdonami, perdonami Signore. Ma questo va da sé, quando noi abbiamo il primo amore col Signore, non ci deve istruire nessuno. Il guaio è che se abbiamo un primo amore di tre giorni e non abbiamo il tempo e poi ci disperdiamo per strada, allora lì succede qualcosa. Mm. Perché quando noi perseveriamo, allora la natura divina dentro di noi fa da sé. Come il nostro corpo rigetta le infezioni e escono a frungoli fuori escono annei perché sono delle infezioni dentro che la natura li mette fuori. Però se la tua conversione, la mia conversione, è di pochi giorni e poi torniamo un'altra volta nella merma, vuol dire che si chiude il cerchio e resta tutto dentro e ci deve aiutare il Signore. Quando noi lasciamo tutto dentro, poi di conseguenza diventa come un gas che qualche giorno esplode e ci sbatte fuori. Beh, stasera guardiamo un poco un tracciato. Cosa dice la parola del Signore? Amico, sorella, fratello, chi sei? Portiamo avanti quella, quella conoscenza che ci dà la parola del Signore, che ci aiuta, perché crea delle logiche nella nostra vita di come camminare e come poi vedere più avanti come proseguire. D'altra parte la parola del Signore dice proprio così: dice che la tua parola è una lampada al mio piede, è una luce sul mio sentiero. Mentre ci fa vedere dove dobbiamo mettere il prossimo passo, ci dà anche una luce dove stiamo andando. E perciò è bella perché camminiamo tranquilli una volta che ci siamo incamminati. Poi dobbiamo anche sapere che come noi curiamo la parte corpo. Così dobbiamo curare la parte spirituale. Ci sono due cataldi, uno spirituale, e uno naturale. E il Signore ci deve aiutare. Per il naturale pensiamo a tanto, per lo spirituale, però noi piano piano possiamo arrivare dove? Arriviamo con uno stile di vita che curiamo l'uno e l'altro. E verrà, vedrai che meraviglia camminare così. L'unico salvatore è Gesù Cristo. Partiamo sempre da punti di riferimento fermi nella parola del Signore. Dobbiamo avere sempre qualcosa di sicuro, di certo. E poi ci sono cose molto importanti, ci sono cose meno importanti, che anche se non le applichiamo arriva il momento che poi li riconosciamo che sono utili. Eh? Dio ci deve aiutare. Guardiamo in Zaccaria, capitolo 13, leggiamo dal verso 8. Abbiamo dei riscontri, guardiamo come Dio si muove, guardiamo come il popolo si muove, guardiamo cosa Dio ci indica, in modo che nel tracciato acquisiamo quella conoscenza di dire, ah, siamo sulla giusta strada. Quando c'è una segnaletica giusta e noi la seguiamo, ci fa camminare tranquilli quando andiamo in qualche posto perché? Perché vediamo le frecce che sono intere, non sono spaccate, siamo sulla direzione della punta della freccia. Camminiamo anziché andare a 30 all'ora, tutti incerti, andiamo a 80 all'ora tranquilli. Facciamo più strada, ci muoviamo di più. In tutto il paese avverrà, dice l'Eterno, che i due terzi vi saranno sterminati. Periranno. ma l'altro terzo vi sarà lasciato, verso 9. E metterò quel terzo nel fuoco e lo affinerò come si affina l'argento. Lo, prove, lo proverò come si prova loro. Essi invocheranno il mio nome e io li esaudirò. Io dirò, è il mio popolo ed esso dirà, l'Eterno è il mio Dio. Parla del rifiuto del popolo di Israele, del rifiuto del Messia, del figlio di Dio che era venuto. Allora il Signore profeticamente dice, quando ciò accadrà per la loro resistenza, io farò qualcosa che ve la dico già prima. Cosa farò? Un terzo lo sterminerò. Un altro terzo lo faccio passare per il fuoco, lo affinerò come si affina l'argento, lo proverò come si prova loro. Cioè una fascia di persone veniva, eh, passava attraverso delle difficoltà che per mantenersi legati al Signore veramente riscontravano nella loro vita che c'era qualcosa che non funzionava e avevano bisogno di tornare a Dio, resistevano nella prova. Cosa succede? Dio dice che tanto era difficile, tanto era infuocato il furore per fare pulizia di quelli che restavano, che passavano come attraverso l'argento, attraverso l'oro, per il fuoco. Noi molte volte... Quando vogliamo restare fedeli al Signore veramente abbiamo tante difficoltà, ma c'è sempre il Signore. Finché questo popolo che cosa succede? Questi che vengono raffinati, che reggono, anziché essere bruciati vengono purificati, come l'oro che passa per il fuoco, l'argento che passa per il fuoco diventa un prodotto di alta qualità. Quest'alta qualità che cosa fa poi per completare l'operazione? Invoca Dio. Eh? Essi invocheranno il mio nome e io li esaudirò. Io dirò, è il mio popolo ed esso dirà, è il mio Dio. La difficoltà c'è stata, però quando gridiamo al Signore, il Signore risponde e ci unisce e camminiamo con lui. Israele rigetta il Messia, viene calpestata dai gentili, la, 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 la nazione, ma soprattutto Gerusalemme. Nel 70, distruzione totale, la piaga è grande, provata dal fuoco come l'oro. Ma c'è una via di uscita, una via di uscita. Questi sono gli esempi che noi troviamo nella parola del Signore. Amico che serve a noi, amica che serve a noi, fratello che serve a noi. In tutte quelle difficoltà, infatti il Tempio nel 70 d.C. Fu, fu calpestato a Gerusalemme, ma il Tempio non fu lasciata pietra sopra pietra, una distruzione totale. Però la via d'uscita qual è? Invocheranno il mio nome e io li esaudirò. E dirò, è il mio popolo ed essi diranno, è il mio Dio. Cioè esempi come questi ci, porto, ci, ci fanno comprendere che quando attraversiamo delle difficoltà e restiamo legati al Signore, noi invochiamo il Signore. Arriva il momento che Dio risponde. Quando invochiamo il Signore non ci dobbiamo distrarre. Chiamiamo il Signore, chiamiamo Dio, invochiamo Dio. Guardiamo in Isaia 55 dal verso 6. Questi esempi ci aiutano perché la storia si ripete e noi siamo in una storia dove si ripete, ma abbiamo le direttive nella parola del Signore. Ne farò un deserto, 55 Marco. 55, 6 Cercate l'Eterno. Vedi un'altra volta: cercare l'Eterno. Non ci sbandiamo a monte e a valle per amore del Signore. Seguiamo le indicazioni, completiamo e poi vediamo i risultati. Cercate l'Eterno mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino vai avanti fino al verso 9 lasci l'empio la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri e si converta cioè si diriga verso l'eterno che avrà pietà di lui e al nostro Dio che è largo nel perdonare poiché i miei pensieri non sono i vostri pensieri nelle vostre vie sono le mie vie, dice l'Eterno. Come i cieli sono alti al di sopra della terra, così sono le mie vie più alte delle vostre vie e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. Allora noi abbiamo tante idee per la testa, eh? molte volte sono nettamente contrarie a quelle di Dio e ci troviamo lontani. E ci troviamo nelle difficoltà che essi pensieri, esse vie ci portano lontano. Che soluzione trovare? C'è sempre una via, benedetto sia il Signore. Abbiamo sbagliato, abbiamo pensato, abbiamo pensato a modo nostro, ma nel verso 6 la indicazione è sempre la stessa. Guardiamo il verso 6, cercate l'Eterno mentre lo si può trovare, invocatelo, mentre è vicino. Cioè, cosa ci vuole dire la parola del Signore? Gli eventi possono essere i più disastrati del mondo, possono caderci le, le, le montagne addosso, può succedere di tutto, ma quando noi ci manteniamo fermi in quella direzione, non vacilliamo, Dio sempre risponde. Questa è l'evidenza che noi scopriamo nella sua parola, perché noi guardiamo la storia a tratti. Ogni volta che il popolo di Dio si allontanava da Dio, Dio toglieva la protezione, cominciavano a star male e poi tornavano a Dio e erano a posto. Ora, se il sistema è quello, vuol dire che quando succede a me e a te? dobbiamo fare la stessa cosa non ci, ubriaca, non ci dobbiamo ubriacare e corriamo a destra e a sinistra e non sappiamo dove perché sbandiamo, andiamo in paura e ci perdiamo proprio perdiamo l'orientamento e ci perdiamo per strada infatti c'è tanta gente perduta proprio perché nelle difficoltà non riesce a imboccare la strada trova altre strade allora chi si dà l'alcol, chi è la droga chi ha di tutto c'è perché perché deviano vengono attratti da pensieri diversi cerchiamo chiamiamo dio guardiamo geremia 33:3 è un tracciato speciale che ci dà il signore lo dobbiamo solo seguire guarda se noi tutti ascoltiamo con un po' di attenzione e ci muoviamo nella nostra quotidianità anche mentre facciamo servizi che non siamo molto impegnati con la mente continuiamo ad invocare guardiamo cosa dice geremia proprio invocami e io ti risponderò e ti annunzierò cose grandi e impenetrabili che tu non conosci oltretutto il signore ci dà anche una conoscenza superiore a quella che abbiamo bisogno ci prospetta, ci dà parole di conoscenza e parole profetiche che camminano 20-30 anni avanti a noi. Calcola che Abramo ricevette la promessa da Dio per avere Isacco 25 anni prima. Dio glielo disse Dio ci prospetta in avanti quello che ci vuole dare, ma noi dobbiamo seguire per farli diventare appropriarcene. È come se noi avessimo una mappa di una casa che si trova sul mare, ma noi siamo molto lontani e qualcuno ci dice quella casa sarà tua, ma noi per andarci a abitare dobbiamo camminare 20 km, 30 km, 50 km. Quando arriviamo sappiamo che è nostra, perché c'è stata promessa. Dio è fedele. Assicurazione, chiama, io rispondo. Quando mi piacerebbe se tutti ci incoraggiamo, perché pure io sono come te, non è che io sono molto meglio, ma se ci incoraggiamo insieme, ma diciamo, che cosa c'è, qual è il problema? Cerchiamo il Signore. Il Signore risponde, dai, noi ce ne usciamo con le risposte belle, però quando siamo molto distratti perdiamo, perdiamo l'equilibrio, non sappiamo dove mettere tenda. Qualche volta la tenda la mettiamo proprio in mezzo al campo del diavolo, nel campo nemico. È chiaro che non ci tratta bene poi, Dio ci deve aiutare. Non trovare la strada e cominciare a drogarsi vuol dire che ci andiamo a corrigare sotto il ponte del diavolo. <ride> Signore aiutaci. Poi la stiamo male. Ma se andiamo sotto il ponte di Dio è un'altra cosa, perché lui risponde. Giona 1.6, questi sono tutti eventi che ci aiutano a dire quando sono in difficoltà che strada devo prendere. Giona 1,6 Questo Giona è come noi, un disubbidiente che parte, se ne va, poi un po' esaurito, un po' stanco, un po' stressato, un po' perché ha disubbidito a Dio. Allora cerca di attutire tutto con il sonno, si mette a dormire e fa un po' come, il come, come il, lo struzzo che mette la testa nella sabbia per non vedere il pericolo, ma tanto la volpe che se lo deve mangiare poi se lo mangia. Il capitano gli si avvicinò e gli disse, che fai tu qui a dormire? Levati, invoca il tuo Dio, forse Dio si darà pensiero di noi e non periremo. Eh? Anche i pagani facevano così, forse avevano degli dei delle, che loro pensavano. Quando siamo in difficoltà tutti gridano, ma Dio di, di Giona è il Dio vivente, Dio che risponde. E infatti quando lui ha detto che dovevano fare le cose sono cambiate. Alzati, invoca Dio. E man mano che andiamo avanti, Dio aveva deciso nel suo progetto di scendere in mezzo a noi per avere un contatto diretto con lui. Emanuele vuol dire Dio con noi, Dio in noi, o oh, ha ravvicinato la sua presenza in mezzo a noi attraverso l'entrata sul pianeta di Gesù Cristo, suo Figlio. Guardiamo in Matteo 1,21. Annuncia, arriva questo Salvatore e viene annunciato dagli angeli ella partorirà un figliolo e tu gli porrai nome Gesù perché è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati abbiamo un punto di riferimento con un reparto storico che ci parla di uno che è stato profetizzato fin dalla Genesi che doveva arrivare è arrivato a 2000 anni fa ed è arrivato come il salvatore del mondo, perché è lui che salverà coloro che si rivolgono a lui saranno salvati. Indicazioni precise, amico, fratello, sorella, è, è qualcosa di tanto elementare, tanto forte e noi siamo distratti, ci deve aiutare veramente il Signore. Egli salverà il suo popolo. Luca 2:11. Quando passeggiamo nella parola del Signore, vediamo le strade che sono tanto chiare e noi dobbiamo solo camminarci. Oggi nella città di Davide vi è nato un salvatore che è Cristo il Signore. Si susseguono gli eventi della presentazione di questo grande che viene per essere in mezzo a noi e per esserci di aiuto quando noi andiamo a lui grazie signore marco 1 11 ma proprio il signore ci fa camminare come su un'autostrada quando camminiamo con lui cioè c'è tanta trasparenza tanta chiarezza che non abbiamo bisogno di volgersi a destra e a sinistra, possiamo camminare anche da soli perché lo Spirito Santo diventa la nostra guida. E una voce viene dai cieli, tu sei il mio diletto figliuolo, in te mi sono compiaciuto, assicurazioni di angeli che lo dicono, è presente, tu sei il mio figliuolo, mi sono compiaciuto, parte con la missione o quando sei grande signore. Questo è il mio figliolo che ha portato la buona notizia, il figlio di Dio, Marco 1.1. Ha portato l'Evangelo, ha portato la buona notizia che è nato nel mondo un Salvatore, che è Cristo il Signore, la bella notizia che noi quando andiamo a Lui siamo perdonati, liberati, soccorsi, Principio dell'Evangelo, principio della buona notizia di Gesù Cristo, figliuolo di Dio, gloria al Signore: una dichiarazione ferma, forte, è figlio di Dio e basta, senza spiegare. È nato attraverso ci sono altri che lo spiegano: è il figlio di Dio perché Marco dichiara nella sua, nel suo Vangelo che è figlio di Dio e basta perché le cose che fa. Non può essere diversamente. Questo è mio figlio, figlio di Dio, che diventa il servo di Dio nella potenza dello Spirito Santo, perché inizia il ministerio con il potere dello Spirito Santo per trasformare, cambiare e chiunque va a Lui riceve grazia sopra grazia. Che bello che sei, Signore. Grazie. Guardiamo gli Apostoli, negli Atti degli Apostoli, come presentano questo Signore. Mi viene la voglia di andare prima possibile al Signore per dire Signore, tu veramente sei grande. Atti 2, 22 e leggiamo fino al 24. Così abbiamo un tracciato, quando andiamo al Signore ci aiuta a, a dire Signore, io vengo perché tu sei il grande. Uomini Israeliti, un annuncio che viene fatto a coloro che eh, sono lì titubanti che credono, questi religiosi che stanno tutti movimentati, la folla, la gente che viene salvata, eh, la gente che sembra ubriaca perché c'è un'effusione di Spirito Santo da tutte le parti. È il risultato della grande opera del Figlio di Dio che comincia questa grande festa nel giorno del raccolto delle primizie: uomini israeliti, il messaggio continuo. Udite queste parole. Gesù il Nazareno, uomo che Dio ha accreditato fra voi mediante opere potenti e prodigi e segni che Dio fece per mezzo di lui fra voi, come voi stessi ben sapete. In realtà quello che aveva dichiarato Marco, l'Evangelo del Figlio di Dio, era manifestato attraverso queste opere. Guardiamo nel verso 23, la certezza delle opere che gli ha fatto. Quest'uomo, allorché vi fu dato nelle mani per determinato consiglio e per la prescienza di Dio, voi per mano di iniqui, inchiodandolo sulla croce, lo uccideste. Vediamo il verso 24, ma Dio, Dio un'altra volta, non lo lascia lì. Dio risponde, <ride> risponde, risponde, risponde. Non lo ha lasciato lì. Ma Dio lo risuscitò, avendo sciolto gli angosciosi legami della morte, perché non era possibile che egli fosse da essa ritenuto il principe della vita, non poteva restare nella morte, c'è stato solo un attimo. Quando il nostro peccato sul suo essere, che lo ha portato, è stato separato da Dio per un attimo, ma dopo aver fatto, pagato il riscatto attraverso il sangue, la purificazione è ritornata alla luce e al Signore. Il sangue di Gesù ha purificato i peccati mentre gridava al Padre e la purificazione, il sangue ha... Rimosso il peccato nostro su di lui ed è ritornata la comunione con il Padre e lo ha risuscitato. Grazie Signore, grazie Signore. Dio ha fatto tutto questo perché nelle difficoltà, per grandi che siano, egli può rispondere. Guardiamo capitolo 2, verso 19 e 20. Gloria sia, e farò prodigi su nel cielo e segni sulla terra, sangue, fuoco e vapor di fumo. Guardiamo l'altro verso: il sole sarà mutato in tenebre, la luna in sangue, prima che venga il grande, il grande e glorioso giorno che è il giorno del Signore. Questi eventi stanno per arrivare. Ma che cosa dice al verso 21? Avverrà che quando noi andiamo a Lui è pronto ed ha il potere di poterci tirar fuori. Ora abbiamo visto in varie fasi della storia chi si è trovato in difficoltà e è andato al Signore e il Signore ha risposto. Le difficoltà ci sono in tutti i lati, da tutte le parti. E anche i due versi precedenti che abbiamo letto, che precedono i giorni del ritorno del Signore, avverranno queste cose. Ma qualsiasi cosa avviene, il tracciato è stato molto chiaro, amico, forse è la prima volta che tu segui questo, questo eh, canale. Ma tutto quel che succede, noi abbiamo... Uno che quando andiamo a Lui, Lui risponde. E avverrà che chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Ora, quando noi abbiamo dei tracciati fatti in questo modo, così chiari, per secoli, non è una sorpresa una setta nuova che è arrivata, qualcuno che si è ha cartocciato un po' di insegnamenti biblici, li ha messi insieme e dall'impressione che vuole fare come faceva Bar Gesù negli atti degli Apostoli, che voleva dimostrare che lui aveva un potere particolare. No, qui stiamo parlando del figlio di Dio che non ha nessuna necessità di presentare le sue capacità per dimostrare a qualcuno. Lui ce li ha e basta. Noi possiamo andare a lui tranquillo in qualsiasi situazione perché la storia ci parla che chiunque invoca il nome del Signore è tirato fuori in materia di qualsiasi difficoltà. Le più grandi che abbiamo letto, noi abbiamo la risposta. Perché i due versi precedono il 19 e 20, precedono il 21? Rileggiamo il 19 e 20, eventi che ci stanno davanti, farò prodigi nel cielo e segni giù sulla terra, sangue, fuoco e vapor di fumo, vai prossimamente, il sole sarà mutato in tenebre, la luna in sangue, prima che venga il grande e glorioso giorno che è il giorno del Signore, ma il verso 21 dà la risposta a noi, quale strada prendere? Fratello, sorella, amico, chiunque tu sei, Gesù è la risposta, chiunque invoca il nome del Signore sarà salvato, impara. Ora questa, questo canale serve proprio non solo per ammaestrarci, ma per darci delle indicazioni che sono nella parola del Signore. Perché in qualsiasi momento ti può accadere qualcosa, il Signore è sempre presente dove sei tu. Quando tu lo invochi, non è che devi fare, tu forse hai pensato quando hai cominciato a parlare, che devo fare una scuola speciale per pregare. No, dobbiamo soltanto dirigerci nella giusta direzione. Perché se sbagliamo direzione, come ho detto prima, se uno nei suoi mille problemi prende la strada dell'alcol, dopo va a finire nella strada sbagliata e va a posizionarsi nel centro del campo del nemico che non può essere aiutato da Dio. Se uno sbaglia la strada e insegue la strada della droga, della dissolutezza o cerca altre strade per deviare perché affrontare il problema è molto difficile, il problema è molto grande. Ma proprio per i problemi che noi abbiamo, Gesù stasera ci parla e ci fa sapere che se tu lo invochi con tutto il cuore, se tu vai a lui, se noi andiamo a lui, e poi che dire in materia di peccato? Magari senti il peccato che ti rode di avere sbagliato e te lo senti addosso, che ti pesa, che ti pesa sulla coscienza, che è tanto vivo, che non ti fa dormire. Dice che se noi lo confessiamo a Lui, Primo Giovanni eh, 2.17, 2.7, 2.1, vediamo prima. Primo Giovanni 2.1, figlioletti miei, io vi scrivo queste cose affinché non pecchiate. Ma se alcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, cioè. Gesù Cristo, il giusto. Torniamo indietro di due versi, vediamo cosa dice. Due versi, passiamo sul capitolo 1. Se diciamo di non aver peccato lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi. Vai avanti adesso? Se confessiamo i nostri peccati... Egli è fedele e giusto da rimettere i peccati e purificarci da ogni iniquità, perché il suo sangue ci purifica da ogni peccato. Vedi, qualsiasi bisogno noi abbiamo, lui è il punto di riferimento voluto da Dio perché è dichiarato che Dio lo ha risuscitato proprio per essere quello che lui è. Ed è il mediatore del nuovo patto, nel quale noi dobbiamo andare a Lui secondo le indicazioni che la Sua parola ci dà. Perciò è importante leggere, meditare, ascoltare e seguire la parola di Dio perché vuole il nostro bene. E non appena noi incominciamo c'è sempre una parola che viene da parte del Signore per farci comprendere. La strada che stiamo prendendo non è quella giusta e non andiamo nella giusta direzione. Quando ci abbiamo provato due o tre volte non ci andiamo più. Eh? Io mi ricordo che non appena il Signore mi salvò dovevo mettere a posto tutto, cioè con chiunque avevo qualche pendenza dovevo andare. Sentivo nell'animo di andare, di chiedere scusa, di mettere a posto tutto. Dopo cominciai un cammino rettificato non, perché pensavo se sbaglio poi devo andare a chiedere scusa un'altra volta, allora è meglio che sto attento prima, così non vado a ripetere, ad inchinarmi per dire scusa mi ho sbagliato, che cosa dice la parola del Signore? che non devo parlare male di un fratello, allora è inutile che prima lo faccio e poi sento nell'animo mio che ho sbagliato e devo andare a chiedergli scusa, faccio a meno di parlare e prego ogni giorno, Signore, tieni a bada la mia lingua, perché la lingua è pericolosa, è solo un esempio di cose vere che io faccio, ma è che la parola del Signore ci dice, ma man mano questa nuova vita prende forza nella nostra vita, e incominciamo a camminare nella giusta direzione. Prima che preghiamo, ora hai capito a chi dobbiamo pregare. La parola del Signore ci serve proprio per darci indicazioni. In un mondo di confusione come questa religiosa che viviamo in questo tempo, con tutta l'intelligenza che abbiamo, ma ancora siamo messi male per quanto riguarda tutte le. Le cose che vengono fatte che sono contrarie alla parola del Signore, la parola del Signore stasera ci dà un'indicazione per dire andiamo al Signore e sicuramente troveremo grazia presso Lui e con le braccia aperte che ci aspetta per rispondere come abbiamo visto in tutti i passaggi che abbiamo letto, uomini e donne di tutti i tempi gli è stato indicato un solo punto di riferimento quello di andare al Signore. Prima di venire Gesù andavano a Dio. Dopo venuto Gesù ci fa vedere dalla nascita che è passato in mano al figlio questa amministrazione di questo piccolo pianeta, non che Dio se ne è andato, ma Gesù Cristo è il mediatore del nuovo patto. Prima che Preghiamo, vogliamo cantare il cantico 304 che dice, vediamo che dice, c'è speranza per te, c'è speranza per me, perché io sono insieme con te, sai io mi sento unito con te, quando noi ci mettiamo insieme, non siamo io uno e tu un altro che mi sento migliore, no, no, noi siamo insieme perché abbiamo bisogno del Signore, perciò quando ci incoraggiamo insieme andiamo insieme e ci aiutiamo ad avvicinarci a lui. C'è speranza o oh alma delusa dal male e dolor. C'è speranza al calvario per te. E tu che hai rimorso del passato error, c'è speranza al calvario per te. Quando noi andiamo, dobbiamo andare tutti. Non esiste il pastore che resta a casa e le pecore vanno al Calvario. Dobbiamo andare tutti. Andiamo insieme in un modo speciale, avviciniamoci a Lui. Vai, Mar Marcolino, lo cantiamo insieme, facciamo diventare nostre le parole. Io le faccio diventare mie, tu falle diventare tue e andiamo al Signore. Eh? Gloria a te Signore. Alma c'è speranza che voglio vedere, che tu che hai rimorso per passato. Resta sempre la stessa. Perché il Calvario? Perché lì Egli ha fatto quell'operazione speciale. Lì si è sostituito a me e a te. Lì ha dato la sua vita, Lui è morto e noi siamo risuscitati. In parole diverse la sostituzione. Quando noi parliamo del Calvario vuol dire che lì Egli sul Monte Calvario che è chiamato anche il teschio, e eh? nel nostro teschio cominciano a cambiare molte cose. Dio ci deve aiutare. Dirigiamoci verso di Lui e ci dirigiamo con il canto 715 che dice questa mia preghiera e la rivolgiamo a Lui. Andiamo con, a Lui con tutto il cuore. Impara ad aprirti a Lui, non ti stare con la bocca chiusa, non ti tenere dentro tutto. Il duolo, l'affanno, il peso, il peccato. Apriti a Lui. Ti apri a Lui con tutto il cuore, parli con Lui. Nello spazio della preghiera serve proprio che tu possa parlare con Lui. Benedetto sei, Signore, io vengo a te perché è un tempo speciale. Forse non l'hai mai fatto, ma cominci a farlo, cominci ad imparare ad aprirti a Dio cioè spaditi nella sua presenza. Lui sa tutto, ma quando tu glielo dici, lui ti dà delle risposte e le sue risposte incoraggiano la tua fede perché sai che risponde veramente. Non ti mettere così, tu già sai tutto. Una cosa dopo l'altra, con tutto il cuore, presentala al Signore, proprio parlandone una per una per dire Signore, questo, questo, questo mio figlio, mia figlia, la mia vita, il mio peccato, il cambiamento che tu... Parlane, perché dopo ti accorgi. Ecco, la fede come cresce? Dalle risposte che abbiamo, come faccio io a avere fiducia di una persona che sono certo che mi dà qualcosa che gli chiedo? Perché sono andato una volta, me l'ha dato, sono andato un'altra volta, dopo un po' di tempo sai cosa succede? Che ancora non mi ha dato niente. Ma già a chi gli devo dare qualcosa, dico abbi pazienza, un quarto d'ora. Quando vado e torno e te lo do, non avevo niente. La fede mi ha fatto andare lì e mi ha fatto far da garante presso l'altro perché io conosco che quello mi risponde e mi dice sempre sì. Quando noi incominciamo così col Signore, incominciamo a vedere le risposte che arrivano, il nostro cuore, che è molto intelligente. Noi, ogni parte del nostro, cuore, del nostro essere è dotato di un'intelligenza intelligenza eh, nell'insieme, il nostro cuore, che è intelligente, quando comincia a vedere che Dio risponde veramente, allora si attacca a Dio e, anziché disperdersi, mette tutto quel poco di fede che ha per andare al Signore e la fede poi si esercizza e diventa sempre più grande. Ed è un poco come la dinamo della bicicletta, che più corri e più fa luce, più ti fermi e più si spegne. Allora vuoi che cresca la fede? Porta tutto al Signore. Digli dettagliatamente quello che tu hai bisogno di dirgli, glielo dici col cuore e anche sottovoce, in modo che. Ti sprigioni, cominci a rilassarti e a parlare seriamente con Lui. Rivolgiti verso Di Lui con il tuo cuore che punti verso il trono della sua grazia, perché Egli è proprio davanti a te. E allora, man mano che tu cominci, impari a pregare, ma impari a vedere le risposte di Dio: Gloria a te, Signore, grazie. È tanto vero, è tanto forte, perché Egli ti dà la certezza, e man mano cresce la tua fede, si sviluppa e quando tu cominci così non ti fermi più. Sorella, nella casa mentre fai i servizi continui a parlare col Signore. C'era un detto quando si viveva questa fede cristiana genuina, ora et labora, cioè le persone mentre lavoravano pregavano e c'era la ricchezza della presenza di Dio. Ora ci siamo messi in questo sistema nuovo, ma facciamo ancora in tempo di ritornare al Signore. Facciamo in tempo, sì sì. Non è troppo tardi, c'è sempre un'occasione buona di cominciare e cominciare il prima possibile. Cantiamo questo canto e poi preghiamo insieme al Signore. Ed imparati a aprire. Non ascoltare solo me. Sì, ti metti insieme con me, ma chiudi gli occhi e parla col Signore impara ad aprirti e davanti allo Signore veramente io ho bisogno di te eh? nei momenti della mia afflizione li presentiamo al Signore vai Marcolino cantiamolo oh quando sei caro Signore ti, ti, ti adoriamo veramente sei sempre Grazie siano rese al Signore. Eh? Abbiamo insieme letto un tracciato nella parola del Signore e le indicazioni sono tutte di andare a Lui. Adesso andiamo a Lui. Vogliamo andare al Signore insieme? Andiamo insieme al Signore. Dai, apriti nella presenza del Signore. Forse non l'hai mai fatto, non, non ti sei mai aperto forse sei stato, sempre, sei stato sempre chiuso, appesantito, un cuore duro, non sai da dove cominciare, apriti nella sua presenza, apri il tuo cuore di Signore vengo a te perché le indicazioni che nella tua parola ho visto, ho sentito, ho trovato, sei il solo punto di riferimento che meriti la mia fiducia, alleluia. Signore, io ho fiducia di te stasera, gloria a te Signore. Io ho fiducia di te Signore perché tu ho compreso che tu sei il Re dei Re, il Signore dei Signori, sei colui che ha pagato il prezzo per me e che mi ama più di qualsiasi essere, qualsiasi essere che c'è nell'universo. Nessuno mi ama più di te perché hai dato la tua vita per me e io ti voglio ringraziare Signore. Io ti voglio benedire, Signore. Ti ringrazio che anche stasera hai fatto giungere il messaggio chiaro al mio cuore per poter venire a te. Tu conosci, Signore, i miei bisogni. Stasera mi apro a te. Signore, quello che voglio dire a te mentre resto nella tua presenza, non lo direi con nessuno perché so di non essere capito. Ma io mi apro a te, Signore, perché so che tu leggi nel mio cuore e sai tutto di me. Io stasera, Signore, non so se riesco a dirti più di tanto, ma quello che ti voglio dire, io stasera apro il mio cuore a te e con tutto me stesso ti dico, vieni nella mia vita. Prendi tu la guida della mia vita e cambia, trasforma ogni cosa. Io mi avvicino a te, io mi apro a te perché desidero avere un incontro con te questa sera. Il mio cuore è aperto e ti dico perdonami Signore se ho resistito fino in questo momento, ma stasera Signore io voglio fare questo passo di ubbidienza verso di te. Mi voglio mettere con tutti quelli che... In questa sera siamo insieme e quanti nel tempo passato sono venuti a te ed hanno trovato la risposta del loro cuore, del loro bisogno, io stasera mi apro davanti a te. Ti ringrazio Signore, ti ringrazio che tu mi dai l'occasione di essere davanti a te perché tu mi vedi, tu mi conosci, tu sai di me da quanto... Mi intessevi tu stesso nel seno di mia madre e tu conosci tutto di me. Signore, io ho bisogno di te stasera. Signore, abbassati su di me, invocalo col cuore. La Sua parola ci dice che lo dobbiamo invocare, lo dobbiamo cercare. Egli si avvicina a te, tu avvicinati col cuore e apri il tuo cuore a Lui. Parla direttamente al Signore, aprigli il cuore, permetti al tuo essere di aprirsi al calore della Sua presenza. Perché il Suo amore comincia ad intenerire il tuo cuore. E mentre tu ti apri, Egli continua ad operare nella tua vita. Se senti il bisogno di cercarlo con tutto il cuore, Alza le tue mani verso di lui, non farti nessuno scrupolo. Alza le tue mani verso di lui e digli, Signore, io mi rivolgo a te perché ho bisogno di te. Senti sembra che tu non riesci ad alzare le mani e senti nel cuore di inginocchiarti davanti alla sua presenza, lì dove sei. Inginocchiati davanti alla sua presenza e con tutto il cuore parlagli apertamente. Per dire, Signore, io ho bisogno di te perché la mia necessità è grande, è grande, è grande e sei solo tu che puoi rispondere. Io mi arrendo a te stasera, mi piego davanti a te, piego le mie ginocchia in umiltà perché so che tu sei colui che rispondi. Tu sei il Dio vivente, tu sei il Cristo risorto che per lo Spirito Santo visiti l'anima mia questa sera. Signore, tutti insieme ti vogliamo presentare quanti in questo momento si avvicinano col cuore a te, che ti cercano mentre ti possono trovare, che ti cerchiamo come dice la tua parola, cercate l'Eterno mentre lo si può trovare, sì. Noi siamo ancora in vita stasera Signore, noi abbiamo, abbiamo l'occasione questa sera, noi questa sera ci hai dato la possibilità di poterti cercare, non vogliamo perdere neppure un secondo, vogliamo cercare la tua faccia, la tua presenza, la tua divina presenza, Spirito Santo di Dio, aleggia sul tuo popolo e visita ogni cuore aperto, Rilascia la tua benedizione, rilascia la tua unzione dello Spirito Santo, rilascia salvezza, rilascia Signore attraverso lo Spirito Santo guarigione, liberazione, la tua presenza che fa del bene ad ogni cuore che si apre a te. Signore, quanti bisogni ti vengono presentati personalmente da ognuno? Noi Signore tutti insieme li sosteniamo, intercediamo perché lo Spirito tuo Santo possa operare in un modo speciale, perché questa opera è un'opera che tu dici nella tua parola, non è per potenza né per forza. Ma è per lo Spirito mio e noi invochiamo te, Spirito Santo, in questa nuova creazione spirituale dove tu stai ristrutturando i cuori, porti il refrigerio, porti la tua presenza, porti il calore dell'amore di Dio in ogni cuore, Signore, ti diciamo: rilascia la tua benedizione su ogni cuore aperto. Padre Dio, nel nome di Gesù Cristo. Ti presentiamo coloro che veramente sono sull'orlo della disperazione, sono sull'orlo che non ce la fanno più, stanno passando attraverso delle difficoltà, come abbiamo letto: attraverso il fuoco, come si purifica l'oro, come si purifica l'argento. Signore, purifica l'icone, il fuoco dello Spirito Tuo Santo, con un'unzione potente. Con una purificazione fatta dalla presenza dello Spirito Santo. Signore, quei cuori che sentono il peso del peccato, oh, riversiamo il sangue di Gesù Cristo che ha il potere di perdonare, di rimuovere il peccato, di purificare il cuore che è aperto davanti a Te. Ti vogliamo ringraziare, Signore, perché la Tua presenza. Fa del bene ai nostri cuori quando noi ci apriamo a te. Oh fratello, dovunque sei. Continua a cercare il Signore, invoca il Signore. Se sei battezzato, battezzato nello Spirito Santo, invocalo con la lingua celeste, Riempiti, rafforzati, edificati, perché il parlare in lingua nella sua presenza vuol dire per l'edificazione personale. Signore, ti ringraziamo per questo dono speciale che tu hai dato a coloro che tu hai chiamati. Non solo ci hai salvati, ma ci hai dato anche il dono del battesimo, un'immersione del nostro essere nello Spirito Santo per poterti servire. Spirito Santo di Dio, rilascia la tua unzione. Battezza nello Spirito Santo, Signore, a coloro che ti chiedono il battesimo nello Spirito Santo. Guarisci a coloro che chiedono guarigione. Libera a coloro che chiedono liberazione. Signore, porta pace dove c'è guerra, non solo nelle nazioni, ma anche nei cuori, nelle famiglie che hanno bisogno della tua pace. Entra, Signore, come tu sai entrare a porte chiuse per portare nel cuore pace, fa sentire la tua voce che dice pace a voi e la tua pace penetra nella casa perché la tua voce ha il potere di penetrare in un modo speciale. Signore ti presentiamo in lungo e in largo, dovunque arriva parole di vita, dovunque arriva la voce, il messaggio della parola, di parole di vita possa raggiungere lo Spirito tuo Santo per coprire, per liberare, per fortificare, Signore, per presiedere. Man mano che andiamo avanti, Spirito Santo di Dio, rimuovi ogni cosa e fai una nuova creazione spirituale. Sì, Signore, ti ringraziamo, Spirito Santo di Dio come alitavi sulla terra che non aveva forma e l'hai trasformata in un giardino, così alleggia sulle anime che ti cercano e fa di ogni cuore un giardino rinverdito, che una nuova primavera spirituale possa svilupparsi in ogni cuore per glorificare Gesù, per glorificare il tuo nome, per cercare la tua presenza e per poter testimoniare delle grandi opere che tu fai perché tu sei lo stesso ieri, oggi e in eterno. E noi ti ringraziamo di avere uno come te, stabile nei secoli, nei millenni e nell'eternità perché tu non vieni meno. Signore, ti ringraziamo mentre continuiamo a restare nella tua presenza, spandi la tua benedizione sul tuo popolo, te lo chiediamo tutti insieme nel nome potente di Gesù Cristo, Padre Dio, perché... Tu sei il Dio onnipotente, tu sei il Dio nostro e noi siamo il tuo popolo, Signore, il popolo che tu pasci e anche stasera ci stai abbeverando attraverso la tua parola, la tua presenza e la presenza dello Spirito Santo che si espande in ogni direzione. Signore, grazie per questo insieme questa sera. Continua a restare con noi, continua a restare con noi in questa notte che la tua presenza... Resti in ognuno di noi. Signore, ti benediciamo tutti insieme e nel contempo cerchiamo la tua benedizione. Rilasciala su ogni cuore che invoca il tuo nome. Te lo chiediamo. Padre Dio, e ti ringraziamo perché sappiamo che tu sei voglioso, hai la voglia di benedire, Signore, e noi vogliamo essere benedetti da Te. Signore, custodisci le anime nostre, preservaci dal male e continua a guidarci affinché di poterti servire come piace a te. Te lo chiediamo e ti ringraziamo, oh Dio, nel nome di Gesù Cristo. Amen. 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 Dio ti benedica. Se tu senti nel cuore di voler continuare a pregare, approfittane. Quando cominci a cercare il Signore e senti nel cuore, non distrarti, non andare nelle aree dove ti svuoti, dove perdi quel poco che hai ricevuto. Sappi conservare quelle porzioni che il Signore ti ha dato, conservarle nel cuore, mettiti in disparte e continua a cercare il Signore, continua a parlare col Signore e impara a comunicare col Signore perché poi vedrai la differenza che passa, sentirai la benedizione di Dio, sentirai la presenza dello Spirito Santo nella tua vita, sentirai che i tuoi sogni cambiano, sentirai che lo Spirito Santo attraverso sogni e visioni ti ti costruirà in un modo nuovo perché questa è di natura spirituale e lo Spirito Santo coglie ogni occasione per poterti benedire, per poterti parlare, per poterti edificare, per poterti ristrutturare e per poterti insegnare come seguire il Signore. Dio ti benedica, pace, buonanotte, ci vediamo domani mattina alle 10.30 per la solita visita pastorale. Continua a pregare per noi, noi preghiamo per te. Anzi, ti voglio dire, quando tu preghi, prega con il plurale, includi tutta l'opera che il Signore stiamo portando avanti. Dovunque arriva parole di vita, prega che il Signore possa operare con lo Spirito suo Santo. In questo modo noi preghiamo così, tu preghi allo stesso modo, ciò vuol dire che noi... Preghiamo insieme di pari consentimento affinché questa opera venga guidata, arricchita, protetta ed alimentata dallo Spirito Santo di Dio. E vediamo un grande risveglio man mano che camminiamo col Signore. Dio ti benedica. A domani mattina, pace e buonanotte. Dio ti benedica, pace.